Questa è una meta-analisi e quindi uno studio fatto bene, importante e grosso, sull'effetto preventivo di determinati cibi, che sono qui riportati, nei confronti di determinati organi. Qui sotto non si vede benissimo, però in rosso sono indicati i cibi convincenti, e cioè che abbiano un effetto protettivo convincente, e in verde quelli invece che hanno un effetto protettivo probabile. Vediamo subito come i cibi che contengono fibre, e vi ricordo che le fibre si trovano solo ed esclusivamente nei cibi di origine vegetali, hanno un effetto protettivo e preventivo soprattutto sui tumori che interessano l'intestino, colon, retto. Le cipolle esercitano un effetto protettivo soprattutto nei confronti dello stomaco, l'aglio ancora una volta colon, retto, i cibi ricchi di acido folico soprattutto sul pancreas, e i cibi ricchi di acido folico sono i cibi a foglia, soprattutto quella verde. I cibi che contengono licopene sono protettivi nei confronti del tumore alla prostata, piuttosto che non lo sport, che non è un cibo ovviamente, ma fa parte dello stile di vita sano, risulta essere potentemente protettivo nei confronti del tumore all'intestino, ma anche alla mammella e all'endometrio, come anche nel controllo del peso. Mentre, procedendo, i cibi invece che aumentano il rischio di quali tumori? Eccoli qui, soprattutto le aflatossine, che sono delle tossine molto dannose e si trovano nei cibi vegetali conservati male, per cui nei cereali, nei legumi, nei semi, nelle noci, che vanno benissimo in generale come alimento, ma dobbiamo stare attenti che vengano acquistati e conservati, stoccati da noi in casa in maniera corretta, subiscono molto l'umidità. Se vengono coltivati, conservati e stoccati male, facilmente funghi tossici proliferano, producono aflatossine che diventano dannose per il fegato. La carne rossa, come anche la carne conservata, salumi, insaccati, salamelle, sono fortemente a rischio per quanto riguarda il tumore dell'intestino. I cibi conservati sotto sale influenzano l'incidenza nei confronti del tumore allo stomaco. Gli alcolici sono dannosi per le alte vie respiratorie e digerenti, bocca, faringe, laringe, esofago, come anche fegato e colon retto. Il sovrappeso, ancora una volta, non è un cibo ovviamente, però fa parte dello stile di vita. Il sovrappeso aumenta il rischio di tumore all'esofago, ma anche del pancreas e della colecisti e dell'intestino, come anche l'obesità. L'obesità, soprattutto quella centrale, localizzata a livello della vita. Il grasso viscerale è potentemente a rischio per il tumore all'intestino, per il pancreas e per il colon retto. E proseguendo, ultimi dati, ancora una volta ritroviamo l'obesità centrale, quella localizzata a livello della vita, come fattore di rischio per il tumore alla mammella, sia prima della menopausa sia dopo la menopausa, e anche per l'endometrio. Il sovrappeso, ancora una volta, è un fattore di rischio, lo vedremo bene tra qualche slide, bisogna assolutamente essere normopeso. L'eccesso di peso è un fattore di rischio per l'insorgenza di svariati tipi di tumore, ma anche per la ripresa di malattia e per le recidive, per cui normalizzare il peso è decisamente importante. Come anche il latte vaccino è un fattore di rischio per l'insorgenza di tumore alla prostata. Addentrandoci sempre più nel dettaglio, quali sono i cibi che ci servono e che sono utili per creare un ambiente sfavorevole ai tumori? Per cui quali cibi rendono difficile la proliferazione delle cellule? Lo vediamo subito. L'obiettivo comune dell'alimentazione corretta è quella di aumentare le difese immunitarie, ridurre i fattori di crescita e gli stimoli proliferativi per le cellule, ridurre l'infiammazione. Ricordiamoci che le cellule mutate, malate, vivono negli ambienti acidi e infiammati, e anche ridurre l'angiogenesi. L'angiogenesi è un processo particolare caratterizzato dalla proliferazione di vasi sanguigni. Le masse tumorali, per espandersi, hanno bisogno di vasi sanguigni, capillari, che portino nutrimento e portino via i metaboliti tossici. Per cui se riusciamo a
tagliare i ponti e ridurre il rifornimento attraverso i vasi sanguigni alle cellule tumorali, siamo sicuramente più avvantaggiati. Cibi che servono per aumentare le difese immunitarie. Questi sono i più potenti: fungo shiitake, fungo maitake, l'orecchione famoso e le verdure giallo-verdi, perché sono ricche di carotenoidi che hanno un elevato potere antiossidante. Particolari e molto vantaggiosi sono i primi due funghi proiettati. Come si trovano? Si trovano nei negozi di alimentazione naturali e biologici, in genere secchi, e si utilizzano proprio come se fossero i nostri funghi tradizionali. Per cui invece di fare un risotto con i porcini o una polenta con i chiodini o con i finferli, possiamo fare le stesse preparazioni utilizzando questi due funghi. Cibi che riducono gli stimoli proliferativi. Mi spiace per il quadratino, anzi il rettangolino nero che è venuto, il programma l'ha cambiato rispetto alla freccetta verso il basso. Questi sono i cibi che riducono gli stimoli proliferativi e quindi evitano che le cellule mutate proliferino in maniera incondizionata. Quali cibi ci servono? Crucifere che sono le verdure proprio di adesso e sono cavoli, broccoli, cavolfiori, cavolo cappuccio, verza, cavolini di Bruxelles. Alliace, che sono invece aglio, cipolla, scalogno, cipollotto, porri. I lamponi come i mirtilli, lo vedremo tra poco, la frutta va bene, deve essere frutta poco zuccherina. I frutti di bosco sono proprio i migliori in assoluto. Semi di lino, curcuma, cannella, cacao, lo vedremo meglio tra poco nel dettaglio, le spezie sono una meraviglia. Bisogna proprio imparare a utilizzarle quotidianamente, averle tutte in tavola. Servono per dare gusto, servono per limitare l'utilizzo del sale e dell'olio, ma soprattutto ognuna ha una proprietà antitumorale precisa e mirata. Rosmarino, per cui non solo le spezie, ma anche i nostri aromi, aromi ed erbe aromatiche. Menta, timo, origano, basilico, rosmarino, sono tutti cibi vantaggiosi per ridurre gli stimoli proliferativi. Cibi che riducono l'infiammazione. Riso integrale, i cereali vanno molto bene, soprattutto se sono in chicco, ma devono essere rigorosamente integrali. I cibi raffinati, per cui il riso brillato, il pane bianco, le farine di tipo 000, non, gli zuccheri semplici, non vanno bene. Ci servono i cereali integrali. Ancora una volta alliace, melograno, curcuma, zenzero. E questi invece sono i cibi che riducono l'angiogenesi, quindi la proliferazione dei vasi sanguigni che vanno a nutrire le masse tumorali. Ancora una volta frutti di bosco, soprattutto i lamponi, il tè verde, molto molto utile, la curcuma, lo zenzero e il cacao. Del cacao e cioccolato, ne parliamo tra poco, io adoro il cacao e il cioccolato, ora vi dirò quale bisogna scegliere. Oltre che essere buono, oltre che essere gratificante, ha delle proprietà antitumorali dimostrate, ma bisogna scegliere ancora una volta il cacao e il cioccolato giusto. Qualche altro dato, sempre del WCRF, i vegetariani e i vegani che seguono una dieta varia ed equilibrata hanno ben il 40% in meno di probabilità rispetto ai carnivori di contrarre un tumore, che ancora una volta è una percentuale veramente molto alta, soprattutto perché, vi ricordo, la dieta non ce la impone nessuno dall'alto. Siamo noi che decidiamo cosa mettere giorno per giorno nel nostro piatto. Lo stile di vita alimentare sembra coinvolto nell'insorgenza del 50% di tutti i tumori femminili e nel 30% di quelli maschili. Chiaro, con l'alimentazione non si può fare tutto, sarebbe molto bello. Le patologie tumorali, come in genere tutte le patologie cronico-degenerative, sono multifattoriali, per cui sono influenzate dallo stile di vita in generale, dall'alimentazione, dallo stress, dall'ambiente, dalla predisposizione genetica. Tanti sono i fattori che concorrono. Però noi, da questo punto di vista, davvero abbiamo il coltello dalla parte del manico, perché possiamo decidere cosa mettere nel nostro piatto.